Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. Anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Parleremo di Commodore contro Atari. Commodore International Limited fu fondata nel 1953 da Jack Tramiel, il quale stipulò un accordo commerciale per l'assemblaggio di macchine da scrivere cecoslovacche. Si trasferì in Canada, dove fondò nel 1955 la controllata Commodore Business Machine Limited per assemblare e vendere macchine da scrivere nel Canada ed USA, aggirando le restrizioni americane che proteggevano le aziende americane. Nei primi degli anni 60 i produttori giapponesi invasero il mercato nordamericano di macchine per scrivere a basso costo, obbligando Tramiel a spostare il proprio business sulle calcolatrici meccaniche. La Commodore diventò rapidamente uno dei marchi più popolari nel settore delle calcolatrici elettroniche e scientifiche, anche per il grande pubblico. Nel 1975 la Texas Instruments, il principale fornitore di componenti elettronici della Commodore, decise di entrare nel mercato delle calcolatrici. Iniziò a vendere modelli ad un prezzo inferiore rispetto al costo di vendita dei componenti per fare le calcolatrici. Per non dichiarare bancarotta, Tramiel chiese ad Irving Gould, il principale azionista della Commodore, un corposo finanziamento. Nel 1976 la Commodore si trasferì presso le Bahamas e si trasformò in una multinazionale. Fu acquisita la MOS Technology Incorporated, azienda produttrice di circuiti integrati che stava sbancando il mercato dell'elettronica di consumo ed industriale per le macchine a controllo numerico, vendendo il microprocessore 6502 a $25 a pezzo. L'integrazione verticale della MOS Technology nella Commodore permise di sviluppare nuovi prodotti. Nacque il Commodore PET e per spin-off, modificando la motherboard del PET, nacque il VIC-20 e poi successivamente il Commodore 64. Con il tempo seguirono successi ed insuccessi che poi portarono la Commodore al fallimento del 1994. Andiamo più in dettaglio questa cosa. Un grande successo del VIC-20, il Commodore 64 cancellò praticamente il VIC-20 dal mercato e a tutt'oggi il Commodore 64 è il computer più venduto al mondo con oltre 6 milioni di pezzi. Per la linea home computing, nonostante le vendite del Commodore 64 andassero molto bene, per qualche arcana ragione, il tutto irrazionale, la Commodore decise di puntare sul chip TED per il Commodore 16 e il Plus 4, che però erano incompatibili con il Commodore 64. Il risultato fu un enorme flop commerciale. La Commodore tornò sui suoi passi, fu sviluppato il Commodore 128, un Commodore 64 super pompato, dotato di uno Zilog Z80. Ma anche questo prodotto fu un flop. Gli utenti continuavano a preferire il Commodore 64, che costava meno, mentre le piccole aziende percepirono il Commodore 128 come un Commodore 64 super pompato per scopi ludici. Inoltre, quando fu proposto commercialmente il Commodore 128, il sistema CPM stava scemando come importanza in favore dell'MS-DOS. Inoltre, soprattutto, non c'erano tanti programmi per Commodore 128 ad uso industriale e professionale. La Commodore acquistò poi l'Amiga Corporation, una startup di Cupertino che aveva realizzato una piattaforma hardware innovativa con il 68000 e con due processori audio e video ad accesso diretto in memoria. La Commodore ebbe così la possibilità di produrre e vendere l'Amiga 1000 con il marchio Commodore dal 1986 e poi seguì il grande successo dell'Amiga 500 che ricalcava il progetto Commodore 64. Computer chiuso, flat, ma in cui era stato inserito un disk drive a bassa densità. L'Amiga 500 rimase la migliore soluzione per il segmento home computing per tanti anni, dato che era la soluzione più economica, più potente e con tantissimo software.
aveva la piattaforma Commodore, Amiga, un 68.000, 7 MHz e poteva indirizzare al massimo 2 MB di RAM. La Commodore propose poi il Sidecar per l'Amiga, di fatto era un PC IBM a tutti gli effetti a cui mancava il monitor e tastiera, ma di cui obiettivamente non se ne comprendeva bene la funzione, dato che i vecchi Apple II potevano trasformarsi in PC XT semplicemente come una scheda di espansione, e non si capiva come mai l'Amiga, che era molto più potente di un Apple II quanto di un PC, dovesse regredire tornando all'interfaccia a linee di comando testuali, oppure essere incapace di emulare via software un PC con MS-DOS. Nel segmento home computing e console, Commodore propose il CDTV, alias Amiga CD32, tra il 1991 e il 1993, ma il prodotto era difettoso, prodotto con elettronica scadente in fabbriche delle Filippine che non garantiva un adeguato livello di qualità. Inoltre, per rinnovare la linea home computing, Commodore mise da parte Amiga 1000 e Amiga 500 per proporre Amiga 1200 ed Amiga 600. In modo sciatto e superficiale fu proposto commercialmente al pubblico l'Amiga 600, che non era un prodotto pronto per la vendita, né era obiettivamente adeguato ai tempi. L'Amiga 1200 ebbe una discreta accoglienza, ma non riuscì a risollevare le sorti della Commodore del segmento home computing, dato che nel 1994 la Commodore chiuse per fallimento. Non me ne vorranno i commodoristi, ma dalla storia aziendale della Commodore si evince che è esistita una incapacità cronica di Commodore a sfornare prodotti nel business in cui operava. A parte il Commodore 64, tutti gli altri prodotti di grande successo, come l'Amiga, non furono sviluppati da Commodore, ma dall'Amiga Incorporated, ossia una startup che fu acquisita da Commodore. Il successo nel segmento home computing del Commodore 16, del Plus 4, del Commodore 128, del Sidecar, CDTV Amiga, CD32 e Amiga 600 dimostrano la cronica incapacità di Commodore di realizzare prodotti di successo. Adesso parleremo della storia dell'Atari. Nel 1966 Nolan Bushnell vide il videogioco Space War all'Università di Utah. Ebbe subito a rendersi conto delle potenzialità commerciali. Con l'amico Ted Dabney creò un clone del gioco nel 1971 fondando la CZGI Engineering. Il videogioco non riscosse un buon successo commerciale perché il gameplay era troppo complicato. Due assunsero l'ingegnere Al Acor per costruire un nuovo videogioco e trasformarono la società in Atari nel 1972. Nello stesso anno l'ingegnere Al Acorn ebbe a completare Pong, il primo grandissimo successo commerciale di Atari. Quel periodo i distributori di arcade erano gli stessi che distribuivano anche flipper e le slot machine e lavoravano in esclusiva, limitando la diffusione e distribuzione dei videogiochi elettronici. Per ovviare a questo limite, l'Atari creò la società Key Game e fu guidata da un amico di Bushnell, ossia Joe Keeman, che gestì l'azienda in modo aggressivo offrendo dei cloni dei giochi Atari a distributori differenti. A causa di errate progettazioni di giochi, per errato calcolo dei costi di produzione, l'Atari rischiò di fallire nel 1974, ma riuscì a salvarsi fondendosi per incorporazione con la Key Game, quindi prese a produrre e vendere giochi direttamente con il brand Atari. Nel 1975 Bushnell iniziò a studiare la possibilità di produrre una console giochi da vendere al grande pubblico sfruttando il microprocessore MOS 6502, che era venduto al prezzo di appena $25 al pezzo. Nel 1976 fu terminata la console Atari 2006 e fu proposta al mercato, dove ebbe a vendere immediatamente un botto di copie con 30 milioni di pezzi. Appena iniziarono le vendite stratosferiche della console Atari 2006, iniziò anche testualmente lo sviluppo di una nuova console di gioco che potesse sostituire l'Atari 2006.
mentre la fase di sviluppo della nuova console era circa a metà strada, sul mercato arrivarono gli Apple II, che costrinsero l'Atari a proporre al mercato gli home computer Atari 400 ed Atari 800, i quali ebbero un discreto successo nel 1980. Giunse sul mercato, sempre nel 1980, la Mattel con la Intellivision, che divenne un forte competitor per l'Atari 2006, la console. Ma nel frattempo Atari era stata notata dal gruppo Time Warner, che acquistò Atari e permise ad Atari di continuare a diffondere la propria console di gioco. Nei primi anni del 1980 l'Atari iniziò gradualmente ad avere una crisi di visione. Console di gioco non collaborava con la divisione home computing cercando sinergie. Inoltre c'era una forte guerra di prezzi tra Mattel ed Atari per la vendita delle console, quanto degli home computer, dove Apple e Commodore iniziavano a far da padrone. Nella divisione console la cartuccia ET ebbe ad ottenere un enorme successo grazie al film di Spielberg, che era uscito tempo prima. La cartuccia ET per Atari 2006 ebbe a vendere 7 milioni di pezzi, mentre Pac-Man 1,5 milioni di pezzi. Tuttavia, a causa del fatto che la console 2006 Atari era hardware ormai obsoleto rispetto al home computing, che avevano più RAM, Atari fu costretta a distruggere nel 1983 vari milioni di cartucce di ET e Pac-Man che rimasero in punto invendute. Nel 1982 fu proposta Atari 5002, una console che de facto aveva lo stesso hardware dell'Atari 800, ma con cui stranamente i giochi per Atari 5002 erano incompatibili per Atari 8008, per Atari 800. La console Atari 5002 non superò mai il successo dell'Atari 2006, anche perché nel mercato dilagavano gli home computer della Commodore, il VIC-20 e poi il Commodore 64. Nonostante la crisi, l'Atari era sempre il primo produttore al mondo di console, con l'eccezione del Giappone, dove la Nintendo aveva appena sviluppato quello che poi sarebbe stato proposto al pubblico, la Nintendo Entertainment System. Nintendo propose ad Atari di assemblare e vendere il prodotto Nintendo, prima mercato Atari, per allargare le vendite della piattaforma di gioco, ma gli ingegneri Atari avevano visto il nuovo computer Adam della Coleco, dove girava il nuovo gioco della Nintendo, Donkey Kong. Per cui il CDA dell'Atari si infuriò, perché ritenne che la console Nintendo, rimarcata Atari, non avrebbe mai trovato mercato rispetto al mercato home computing con giochi Nintendo. Nintendo chiese spiegazioni a Coleco, questa deteneva su Donkey Kong solo i diritti per cartuccia e non per dischetto. I diritti per dischetto del gioco Donkey Kong sarebbero stati solo per Atari. L'accordo tra Atari e Nintendo fu riscritto da zero, nel frattempo il fatturato di Atari scendeva. Contemporaneamente la divisione Atari Computer aveva prodotto la linea Atari ST, i quali, usando il Gem DOS, avevano fatto esplodere le ire feroci di Apple, che, vedendo il look and feel del Gem DOS che girava sopra i computer Atari, l'Apple trascinò in tribunale la divisione computer dell'Atari e, dopo una lunga lotta legale, l'Apple vinse la causa e fu impedito ad Atari di restare nel segmento home computing utilizzando il Gem DOS. Nel 1984 la Time Warner tenne solo la divisione console di gioco Atari ed ebbe a vendere la divisione computer dell'Atari a Jack Tramiel della Commodore International. L'accordo prevedeva che l'Atari console non avrebbe venduto cartucce e giochi di cui la Commodore aveva giochi su dischetto. Ma la divisione console dell'Atari non riuscì più a imporsi sul mercato. C'erano altri competitor molto più agguerriti e la Time Warner ebbe a vendere l'ultimo pezzo dell'Atari alla Mitsubishi nel 1985. Quello che si può tirare le fila dalla storia aziendale dell'Atari è che nel fervente mercato dell'elettronica di consumo dei primi anni il segmento console entrò molto presto in competizione con il segmento home computer. Commodore 64, quanto la famiglia di home computer Apple II, misero in ombra la console Atari 2006 e anche la Mattel. Il tentativo di Atari di entrare nel segmento home computing con la famiglia dei potenti computer Atari ST fu pregevole, ma a mio avviso fu completamente sbagliata l'introduzione del Gem DOS, che obiettivamente aveva una graphic user interface
che avrebbe potuto essere ingegnerizzata in altro modo, perché il GemDos era davvero identico al macOS. Invece Commodore Amiga, anch'essa aveva un sistema operativo con il kickstart a finestre, però non ebbe mai a scatenare le ire di Apple con presunte accuse di plagio. Quindi se Atari avesse costruito il GemDos con un'interfaccia diversa, senza scatenare le ire della Apple e della Commodore, probabilmente sarebbe stata ancora sul mercato, chissà. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.